Era forte. Nessuno l'ha mai saputo. Nessuno ha mai saputo, credo, se il proprio professore di ginnastica era un Ercole in incognito o un omino qualunque. Era questo, in generale, il segreto dei vecchi professori di ginnastica, e a custodirlo essi mettevano un'attenzione estrema, sospettosa e gelosa. Quale era nelle loro spalle il confine preciso fra i muscoli e l'imbottitura della giacchetta? Quale mistero si nascondeva nel riposo dei loro bicipiti? Chi ci poteva parlare con cognizione di causa dei loro polpacci? Spalle dritte e volto energico, la nostra conoscenza non andava più in là. Il nume non discendeva mai dall'Olimpo. Egli guardava le pertiche di sotto in su con sufficienza e spingeva più là, con la punta della scarpa, con lieve disprezzo, i manubri di ghisa. Nessuno lo ha mai visto saltare, ricadendo elegantemente sulle punte dei piedi giunti, braccia tese in avanti e dita unite, viso fiero e sorridente, come, invece, rigorosamente esigeva dagli scolari. Forse egli era un saltatore prodigioso, il più grande saltatore del mondo, l'invincibile, ma si limitava a collocare il fazzoletto bianco nel bel mezzo della funicella. Forse non saltava per non intimidirci, per non schiacciarci sotto il peso della sua immensa superiorità. Al salto di ogni scolaro si limitava un piccolo cenno con la testa, come per accompagnarlo, e, se il salto non riusciva, aveva un breve moto di dispetto, come per punirsi di non aver saputo accompagnare lo sforzo dell'alunno con sufficiente potenza. Con la testa era un saltatore invidiabile e instancabile, riusciva a far sin 200 o 300 salti di seguito senza mostrare il più lieve segno di debolezza. Che faceva nelle ore in cui non insegnava ginnastica? I primi della classe erano onorati della confidenza dei professori. Il più bravo in greco era stato un paio di volte in casa del professore di greco. Il migliore in matematica, un vero fanatico, era riuscito a insinuarsi 3 volte in casa del professore di matematica col pretesto di riportargli ghiottissimi libri di algebra dimenticati sulla cattedra. Uno di noi aveva avuto in regalo un volumetto di liriche, un gioiello, pubblicato a proprie spese dal professore di italiano, ma nessuno, nemmeno io, avrebbe pensato di cercare fuori di scuola l'intimità del professore di ginnastica e di varcare la soglia della sua casa. Confesserò che nessuno sapeva nemmeno dove abitasse. Forse stava dalle parti della sua vecchia caserma, per poter essere ancora svegliato all'alba dalla trombettina del quartiere. Una volta era stato visto alla banda in piazza con una signora che doveva essere sua moglie e 3 bambini. Tutta la famiglia prendeva la marena, solamente lui non prendeva niente. I suoi baffi grigi parevano bagnati dalla malinconia di una domenica improvvisamente nuvolosa. Sveglio all'alba, che faceva fino alle 9, dopo quello che mi pareva dover essere l'immancabile programma mattutino della spugnatura e delle flessioni? Vestiva con le sue mani fortissime i bambini? Ripassava qualche antico manuale di ginnastica? O, per vie nascoste, veniva segretamente in palestra per segreti allenamenti? Invece c'era chi affermava che ogni mattina, per risparmiare la fatica alla moglie, egli andava a far la spesa con una discrezione e, al tempo stesso, un'autorità meravigliose. Nessuno sapeva con più nobiltà di lui entrare dal macellaio e allontanarsi con un pacchetto di carta gialla sospeso con indifferenza al bottone del pastrano. Una volta l'ho visto, di notte. Era solo nella piazza, innanzi alla caserma, seduto su una panchina sotto un gracile platano, e guardava ogni tanto la luna e faceva piccoli disegni nella polvere con la punta del bastone. La tromba aveva già suonato il silenzio fuori ordinanza. Egli aveva deposto il cappello, e sotto la luna i suoi capelli erano ancora più grigi. Forse era un poeta.